rapporto esiste fra questo signore e questo signore? I padri della Chiesa hanno esemplificato questo rapporto. I padri della Chiesa non hanno mai elaborato in maniera sistematica questo tema, il tema dell'ispirazione, ma hanno cercato di illustrarlo alla gente. E questa illustrazione è simpatica perché ci sono fondamentalmente due esempi molto grossi. Dio sarebbe il musicista e l'uomo sarebbe lo strumento musicale. Il testo sarebbe la musica che ne esce. Per cui il musicista non può esprimere la musica che ha nella testa e nel cuore se non c'è lo strumento. E lo strumento non può esprimere un bel niente se non c'è il musicista. Solo quando c'è la congiunzione di questi due elementi c'è la musica. Questo era un esempio che i padri della Chiesa portavano. Poi c'è un altro esempio, questo un pochettino più complesso ed è lontano dalla nostra cultura. Dicevano che Dio era il re e che l'uomo era il messo plenipotenziario. Studiando la cultura antica si sa che il messo plenipotenziario era lui che decideva con l'altro re che cosa sottoscrivere, che cosa dunque accordare. Il re mittente diceva al suo messo: io voglio questo risultato, adesso arrangiati tu. E questo era un esempio molto calzante per la cultura di allora, cultura di oggi no. Dio è colui dunque che vuole un risultato, affida all'uomo la parte materiale per ottenere quel risultato. Il messo plenipotenziario poteva trattare con il re avversario fino ad ottenere quel risultato che il re mittente desiderava. Dei due esempi forse il primo è più semplice e più chiaro. Il primo invece che ha cominciato a elaborare teoricamente le cose è stato Tommaso d'Aquino, il quale dice che Dio è la causa principale e l'uomo è la causa strumentale. Non ha fatto altro che prendere l'esempio dei padri e tradurlo in linguaggio filosofico, niente di più. Ora, lungo la storia, ci sono state due correnti ereticali che hanno tentato di spiegare l'ispirazione. Per chi ha i fogli davanti, siamo alla linea 64-66. Che cos'è la teoria dell'ispirazione verbale? Che cos'è la teoria dell'ispirazione susseguente? Per spiegare come mai la Bibbia è parola di Dio, molti teologi hanno pensato che Dio dettasse all'uomo il testo che l'uomo doveva scrivere. E voi trovate in alcune rappresentazioni medievali questo spirito, un fumetto. C'è lo Spirito Santo, dal becco dello Spirito Santo esce fuori un raggio, questo raggio entra nell'orecchio dello scrittore sacro. È una rappresentazione plastica di una eresia che per parecchio tempo era stata accettata come buona, poi è intervenuto il Magistero e ha detto no, le cose non vanno così.
Nell'ispirazione verbale, cioè ogni parola che è scritta nel testo biblico è dettata da Dio. Lo scrittore sacro non fa altro che, sotto dettatura, scrivere. In questa visione delle cose, capite che c'è un problema. Qual è il problema? È questo. Che l'uomo non è più autore. Se l'ispirazione equivale a dettatura verbale, autore sarà Dio, ma l'uomo non è autore. Mentre invece la verità teologica che tocca l'ispirazione ha tutti e due questi tizi come autori. L'uomo è Dio. E tra l'altro avremmo un unico stile. Mentre invece, se noi leggessimo il testo biblico originale in ebraico, invece che leggerlo in traduzione, ci accorgeremmo che Isaia è di una finezza formidabile, è il Dante dell'Antico Testamento. Il suo contemporaneo, Michea, non voglio far riferimento a nessuno, ma ce ne sarebbero dei riferimenti. È un rozzone, è uno che scrive coi scarponi, va bene? Quindi voi avete, nello stesso periodo storico, sono contemporanei, siamo alla fine dell'VIII secolo. Isaia, che è un signore, quando scrive è di una bellezza straordinaria, difficile se volete. E c'è dall'altra parte Michea che si fa capire da tutti, però Gesù mio misericordia, quello invece di adoperare la penna, adopera la picozza quando scrive. Se fosse dettatura verbale, cioè Dio detta parola per parola, capite che noi dovremmo trovare uno stile identico ovunque. Quindi l'ispirazione verbale, ricordatevi, che non è accettabile come spiegazione per l'ispirazione biblica. C'è stata un'altra teoria, questa è molto più vicina a noi e, diciamo, negli ultimi 500 anni che è stata elaborata. Mentre questa viene dal più profondo Medioevo, questa invece è più recente e dice così: l'uomo scrive, Dio legge, mette il timbro e approva. Capite perché si chiama ispirazione susseguente? E in questo caso Dio non è autore. È solo il professore che approva, dice sì, sei preparato, va bene. Ok? Mentre invece la verità dell'ispirazione è che bisogna mantenere queste due realtà, che Dio è autore e anche l'uomo è autore. E quindi questa la si boccia e questa la si boccia. Non è possibile accettarle. Eh sì, l'ispirazione susseguente fa di Dio un non autore del testo. Nell'ispirazione susseguente è autore del testo solo l'uomo e Dio approva, ma non è autore. Nella ispirazione verbale è Dio autore e non l'uomo. Bene, allora vediamo brevemente come spiegare i rapporti che esistono fra Dio e l'uomo, fra l'uomo e il testo e fra testo e chiesa. Questi sono i problemi. Ci sono diversi modelli di soluzione. Diciamo, uno dei modelli
che ha tentato di spiegare con chiarezza Dio autore, l'uomo autore, testo Chiesa, è stato Papa Leone XIII nell'enciclica Providentissimus Deus del 1893. Lui dice: se noi esaminiamo brevemente quello che succede nella capoccia dell'autore, c'è prima la concezione mentale, prima si concepisce l'idea. Poi l'autore decide di scrivere, poi c'è l'esecuzione dello scritto. È una cosa elementare. Bene, dice il Papa, in questi tre momenti c'è un'assistenza attiva dello Spirito Santo, non passiva, cioè lo Spirito interviene non per evitare gli errori, ma interviene perché venga scritto tutto e solo ciò che Dio vuole. Quindi entra nella concezione mentale dell'autore, entra nella decisione a scrivere, una spinta a scrivere, e entra anche quando l'autore esegue lo scritto. Noi possiamo dire è una concezione giusta, ma anche molto elementare. Cioè non approfondisce quelle che sono le dinamiche del passaggio tra ispirazione dell'opera ed esecuzione dell'opera. Karl Rahner, l'avete sentito nominare qualche volta? Sì? È uno dei più grossi teologi che abbiamo avuto nel Novecento. Pensate, lui non ha mai voluto scrivere un trattato. Ha insegnato tutta la vita all'università, ma non ha mai voluto scrivere un trattato perché, secondo lui, dice, i trattati, e non aveva torto, i trattati cosa sono? Sono questi. Dio, la grazia, l'uomo pecca, Dio salva, Gesù Cristo, la Chiesa, i sacramenti, le realtà escatologiche. Questi sono i trattati della dogmatica, dice Rahner. Però se andiamo dentro a vedere queste pentole, cosa troviamo? Troviamo, giustamente, tutti gli interventi che la Chiesa ha operato lungo i secoli perché la fede cristiana, corrosa dalle eresie, rimanesse invece una fede pura. La teologia dogmatica cosa fa? Prende in considerazione tutti gli interventi che la Chiesa ha fatto perché la fede rimanesse corretta e li mette in ordine. Ma allora, dice Rahner, io adesso ve lo spiego in termini grezzi, sia ben chiaro, lui è molto più fine. La dogmatica dice in fondo cosa fa? Ci riassume la correttezza della fede in quei punti dove la fede è stata attaccata. Ma allora, se io metto insieme tutti questi trattati, io non ho tutta la fede. Ho solo quella fede che lungo i secoli è stata, diciamo così, sporcata dalle devianze. E quindi lui non ha mai voluto fare trattati, perché dice al rischio di cadere in quel tipo di meccanismo lì. Mi piacerebbe, diceva Rahner, poter esprimere tutta la fede, sia quella che è stata attaccata dalle eresie lungo i secoli, sia quella che si è mantenuta pura senza nessun attacco eretico. E dice, non me la sento, è una cosa troppo grande. E allora lui ha affrontato moltissime tematiche. Voi pensate che l'opera di Rahner è in 16 volumi. Ma non c'è niente di sistematico. Sono tutti temi singoli,
che lui ha affrontato in maniera anche piuttosto abbondante. In uno di questi trattati lui ha toccato il problema dell'ispirazione. Questi trattati significa che sono grossissimi articoli, addirittura libri, ma con un tema solo, non con tutti questi titoli. Allora, uno di questi libri, sull'ispirazione della scrittura, lui ragiona da dogmatico. E lui ragiona così, lo spieghiamo brevemente. Dio vuole e crea la Chiesa apostolica come fonte e norma della fede. Noi diciamo, boh, no, no, è giusto. Io non ho visto il Cristo risorto. Gli apostoli hanno visto il Cristo risorto. La prima generazione cristiana ha visto il Cristo risorto e questa è la Chiesa apostolica. Prima dicevamo che la nostra Chiesa non è proprio identica, è la stessa Chiesa, sia ben chiaro. Però la Chiesa apostolica ha delle caratteristiche che noi non abbiamo più. Una di queste caratteristiche è proprio questa. La Chiesa apostolica è stata testimone diretta delle apparizioni del risorto. Io non ho visto il Cristo risorto, neanche voi. Noi apparteniamo a quei beati che crederanno senza aver visto. C'è dunque una differenza. Stessa Chiesa, ma con delle differenze. E quindi la Chiesa apostolica, dice Rahner, Dio l'ha voluta come fonte e norma della fede. Vi è chiaro? Tirate giù una prima conclusione. Perché noi accettiamo il libro del Siracide, il libro della Sapienza, il primo e il secondo libro dei Maccabei, Tobia, Giuditta, sono Baruch, che sono testi scritti in greco, perché accettiamo anche i due capitoli di Daniele, il 13 e il 14, scritti in greco? Perché se la Chiesa apostolica è fonte e norma della fede, la Chiesa delle origini adoperava l'Antico Testamento greco, non quello ebraico. E da cosa lo sappiamo? Dalle citazioni che abbiamo nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento sono citati tutti i testi greci. Oltre ai testi ebraici, tradotti in greco, sono citati anche i testi greci dell'Antico Testamento. Per questo sappiamo che la Chiesa apostolica aveva accettato il cosiddetto canone lungo. Il problema del canone lo affronteremo il mese prossimo. Uno degli elementi costitutivi della Chiesa apostolica è la scrittura. La scrittura è il modo privilegiato con cui la Chiesa apostolica esprime la propria fede. Voi dite, Don Renato ci porti un esempio. Eccolo qua. Andiamo alle lettere cattoliche. Prendiamo l'ultimo. Questo, la seconda lettera di Pietro, è l'ultimo testo neotestamentario. È del 105 dopo Cristo. Andiamo all'ultimo capitolo. Partiamo dal versetto 15, da qui. Riuscite a vedere la manina? La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza, così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. Si sta parlando di che cosa? Delle lettere di Paolo. In esse, lettere, vi sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture. Notate che il nostro testo
sta già parlando delle lettere di Paolo come scritture, cioè come testi ispirati. Ci siete? Dunque la scrittura è il modo privilegiato in cui la Chiesa apostolica esprime la propria fede. Quarto punto, Dio è autore della Chiesa apostolica e di ciò che la costituisce. Dio dunque è autore della scrittura. Perché se la scrittura è parte integrante di questa Chiesa apostolica, la cui fede si esprime in questo testo, e Dio è colui che vuole e crea questa Chiesa apostolica, dice automaticamente, se Dio è autore della Chiesa, Dio è autore di ciò che costituisce la Chiesa come tale. E se la Chiesa riconosce la propria fede nella Scrittura, allora Dio è autore della Scrittura tanto quanto Dio è autore della Chiesa. Tra Dio e la Scrittura c'è un rapporto trascendentale e categoriale. Lasciate perdere, spiegheremo un'altra volta. Per questo Dio crea autori autenticamente umani, per poter esprimere la propria fede nella Scrittura. Questa è la tesi di Rahner. Oggi viene lasciata da parte, perché è dogmatica. Cioè non tiene conto delle dimensioni storiche della creatività letteraria. Mentre invece un mio maestro, questo signore qui, Luis Alonso Shekel, questo è il suo vero nome. Lui si chiamava Luis, il papà aveva il cognome Alonso. Cognome. Shekel è il cognome della madre. Lui è spagnolo e come tutti gli spagnoli hanno tutti e due i cognomi. Bene, lui diceva una cosa semplice. Dunque, un passo indietro, chi è questo tizio? Come tutti i geni era un matto. Lui prima si è laureato in lettere. Poi, da buon gesuita, passa all'istituto biblico e fa il dottorato in Sacra Scrittura. Lui è uno dei 400. E ha fatto un libro di oltre 2000 pagine dove lui esamina la poesia ebraica. Tutti quanti i biblisti viventi si sono formati su quel libro, che in spagnolo non è mai stato tradotto in italiano. E lui diceva, quando ha smesso l'insegnamento, dice, guardate, dice, io so di essere una persona conosciutissima, e da modesto gesuita so di essere una persona che vale. Però dice, è giusto che sappiate che questa tesi qua, su cui tutti quanti voi, dice, vi siete formati, è stata giudicata come tesi bene probata. Noi non abbiamo numeri quando giudichiamo una tesi, abbiamo queste parole. Probatus, che equivale al 18, al 6. Poi bene provatus, 7. Cum laude, 8. Magna cum laude, 9. Summa cum laude, grosso modo. Oggi normalmente, quando si fa una tesi di dottorato in Sacra Scrittura, o arrivi al magna cum laude e al summa cum laude, se no non la presenti. Chiaro? Lui invece, povero,
Bene probatus 7. Dice, ancora oggi mi devono spiegare perché mi hanno dato 7 al dottorato. Alla fine della sua docenza, che è stata una docenza formidabile, io ho fatto con lui la teologia biblica, io ho fatto con lui la filologia classica ebraica e i salmi. Io ho fatto 3 corsi con questo qui. Bene, lui dice, guardate, io vengo dalla letteratura classica, poi sono passato alla letteratura orientale, e quando si concepisce un'opera letteraria, non pensiate che nasce semplicemente dalla fantasia, nasce dal vissuto. C'è un'esperienza, la persona dà significato a quell'esperienza, da questo significato ricava l'ispirazione, l'intuizione per scrivere un'opera. Dice, ma vi rendete conto? Altro è l'esperienza. Altro è saperla interpretare. Quante volte succede che noi viviamo delle cose e diciamo, ma perché mi è successo questo? Che senso ha? Ieri è venuta una persona che, purtroppo, povera, gli è capitato un tumore. È un po' arrabbiata con me, non so perché. Mi diceva, ma perché a me? Mi risponda. E io gli ho detto, e perché no? Quando lei mi dice perché no, io le rispondo perché a lei. Che ne so io perché gli è capitato? Ma che venga a chiederlo a me? È un disastro. Allora, prima chiediti perché no, perché agli altri sì e a te no. Dopodiché ragioneremo insieme. E lui giustamente diceva, è proprio qui, nell'interpretazione dell'esperienza vitale, che Dio interviene illuminandoti, dandoti la chiave giusta per capire ciò che vivi. Perché c'è un'interpretazione umana delle cose e c'è un'interpretazione soprannaturale delle cose.